Non ho capito. Ah, Ora sì, siamo in diretta. ora Ora siamo in diretta. Estrazioni che voi Book Squad Challenge. E poi dico sempre Book Squad Summer Challenge. Per sempre. Faccio la storia. Magari fosse Summer. Oh, mamma mia. Ok. Ok, ci siamo. Lo vedo. Sto vedendo un attimo. Da ok. Qui, no? Mm-hmm. Ci siamo. No, ma devo fare la foto anch'io. Ciao! Adesso anche io condivido. Pure io condivido. Io condivido le vostre, raga. Ah, mi sto facendo. Tu condividi. Ciao a tutti quelli che stanno arrivando. Io condivido questa ceppa di minchia. Ma come te, perché mi pesa il culo. Siamo in live. Wow! Okay. Fate tutti okay. Squish con i capelli. La zitta. Okay, solo i ricci di Giada non si sono mossi. No, ho capito che devo fare. Swish coi capelli. Ah! Non si vede. Ma quel rumore era il tuo collo. Giada a un certo no, momento. È la sedia. Che si muove, se mi muovo fa rumore. Ciao ragazzi! Buon salve! Ciao! La pubblicità Food Spring, non la conosco. Non la conosco. No, siamo ufficialmente in live. Gizio ha scritto già cominciato. Gizio, guarda che il computer è sopra il tuo banco. Gizio, ciao! Devo recuperare American Horror Story. Io invece l'ho recuperato The Last Magician. Ma ve pare? Raga, hanno scritto hashtag capelli lerci. Chi ha i capelli lerci oggi? Io. Sì. No, io a metà. Io li ho lavati ieri. Pure io. Ah, una pubblicità, mi dispiace per quella pubblicità. Metti ogni volta che guardo i vostri video. È una gioia che ci comunque da quando siamo nati. Appunto, chiediamo da qui fino alla fine della live chi oggi ha i capelli lerci. Mandi, che cosa ci manda? L'hashtag. L'hashtag è capelli sì, o l'hashtag o c'è la faccina di quella che si fa lo shampoo dal parrucchiere che non vediamo per tanto tempo. Io sono con voi, i capelli lerci. Come Gizio non recuperarlo? Forse finisce male. Forse fa soffrire. Se invece ma avete i capelli mezzi puliti e mezzi lerci, mandate tutte e due. L'hashtag è la faccina. Esatto, allora già tipo come me, puliti avanti e lerci sotto, capito? Le punte sono secche. E esatto. Qui gronda olio, che bello. Che no, ma facciamo una live veloce, subito estraiamo, non parliamo proprio di cazzata. Ileana, facci vedere i cuori. Oh. Ileana si è bloccata. Ileana si è bloccata. Un frame, ma quali cuori? Ah, ma i miei, questi! Ma perché ridete? Perché ti sono bloccata con una faccia... Tipo, con una faccia strana. Aspettate, caduto il telefono. Oh, vabbè. Ok. Allora, mi piace capelli lisci per sessione. I'm with you. Ma io non so se vi è mai capitato quando andate a fare l'esame, non è che ci andate con i capelli che grondano olio, ovviamente, però ci andate tutte sfatte per dimostrare che per andare a fare l'esame, per studiare, non vi siete minimamente curate. Ma io tutta merci per dire, guarda, manco mi sono lavata per preparare questo esame. Sotto solo per lo sforzo di essere venuta. Ah? Si è bloccata di nuovo, com'è possibile? Ma quello è il Samsung, lo vedi che è peggio di lui? Te poi no, è sempre Android, è sempre Android. Vabbè, ma Android di merda. No, ma è pure questa linea internet, mi vedete? Sì. Comunque, tanti capelli lerci, tanti, sono con voi ragazzi. Possibile. Ottimo. Le dicono che hai delle belle narici. Comunque, esatto, io sono in live dal telefono, quindi non è che non vi rispondo perché vi sto pisciando, è perché non so dove siano i commenti in questa sessione.
Cioè, li leggiamo noi, tranquilla. Esatto. Sappiamo, okay. Speriamo che cosa dicono di te. Tantalla, lettrice ufficiale, nominata. Ma appunto che sei stata bullizzata e che hai delle belle narici. Ok. Da chi sei stata bullizzata? Da noi, probabilmente. No, perché ho bullizzato quando è rimasta bloccata. Ah, ecco. Siete brutte e cattive. Hashtag androidi di merda. Esatto. Non ditele le cose brutte, noi. Noi siamo delle sante. Chi ha detto cose brutte? Noi siamo delle wicked saints, if you know what I mean. Oh mio Dio. Vabbè, io dopo quella ti amo, Ile. Ti amo. ciao, Ani! Ciao! C'è Arianna che ci prende beatamente per il culo, che dice ciao ragazze, belle e giovani. Cioè, dove, Ari, dove? Noi apprezziamo... Proposito, Ari, una domanda, perché non c'entra niente. Ari, queste qui sono tue, che le ho trovate qui a casa. Così? Così, a casa. A proposito di gioventù. Posta il Ludovico che mette, non sono mie. No, ma mi fa ridere come a casa di Camilla vengono lasciati farmaci così. Ogni tanto si trova delle cose. No, Guagliù, ma la mia domanda è quante stanze ha a casa di Camilla? Ma che castello errante di Aulo, ogni porcio, non lo so. Allora, chi lo su, è? Da mia mamma c'è un'unica stanza più il bagno più la cabina armadio. Poi, qui da me c'è la stanza della punizione, come la chiama Ludovica, dove ho messo in punizione in Imperial Storms, camera mia, l'altra camera e il bagno. Ah, ok. Giù ho il salotto, cucina e bagno, e poi c'è la taverna che c'ha un fottio di stanze. Ah, ok, ok. Quindi bed and breakfast da Camilla, insomma. Esatto, eravamo in otto, mia mamma nove, guarda. Allora, leggo un attimo. Quello di Sara. Allora, Chantal suona bene. Effettivamente esiste Santa di nome, cioè Santa Francesca di Chantal, non so effettivamente, però vabbè. Ma non è vero, ero seria, Arianna, vabbè, ci sta provando ancora. Poi Jessica dice 3 vestite, 2 in pigiamate, ma in realtà io sono vestita e che c'ho la vestaglia. No, allora io volevo stare col pigiama, io volevo stare, poi ho detto no, vabbè, ma mi sembra brutto e mi sono messa il maglione, però... Quindi diciamo che siamo tutte quante vestite. Esatto, c'è la felpa, non è il pigiama. Sara è l'acido folico, tutto a posto. Allora me lo prendo io. Allora me lo prendo io, ma cosa? Soffro di anemia e quindi c'ho bisogno di acido folico. Vai, prendi. E quindi lo prendo. Scopri che a caso. Non faccio io farmaci, che me l'hanno lasciati a casa. Sì, dice così, in realtà la notte, prima che ce ne andiamo, li prende, li nasconde, così... La mia prima casa ha un castello, diciamo. Ed è così effettivamente. Non è vero. Ma secondo me, cioè, è proprio una questione, non lo so, forse o i lettori, proprio perché stanno sempre in casa, sono più deboli, perché mo piglia l'altra quando andammo alla fiera, no? Che Gabriella, ho mal di gola, Tiffany si gira, vuole bene a gola, ma che è? Gira tutto che medicina, cioè, ma che cazzo è? Secondo me è fatto così. L'ho dato a un po' di persone. Io stavo male. Ho bisogno di Noki, va, 10 busti di Noki, adoro. Ma siamo attrezzati, perché appunto non siamo poi effettivamente così giovani e in forte, come almeno 4 anni fa quando abbiamo aperto il canale, capito? Che eravamo più... Mamma mia. Pimpanti. Invece adesso... Ma poi dopo ogni fiera noi stiamo male, cioè adesso andremo al Comic Con, dopo staremo tutte male. Lasciamo sbagliare. Mia mamma... che mi fa, ma non è possibile, ogni volta che stai con i tuoi amici poi dopo ti ammali. Come i bambini all'asilo che pigliano le malattie. Esatto, cioè. Possibile. Cioè, quindi dopo casa tua col diserbante, l'acido disinfettante, così. Appuntiamo la casa, come si faceva un tempo, no? Che c'era la peste, vai con il fumo. Esatto, esatto, sì. Vedi, per esempio, Jessica dice, sì, confermo, sto sempre a casa, appena esco mi ammalo. Qui a Catania fa freddissimo, da voi anche qui. Anche qui. Poi, The Perks of Being a Geek dice, io mi ammalo stando a casa, vabbè. Anche io, I feel you. Vuol dire che noi lettori siamo sensibili, probabilmente è così. Potrei utilizzarla come scusa, già che dicono che sto sempre male.
Sì, anche Fabio me lo dice sempre, ma tu stai sempre male. Siciliano, madonna, ma cos'è? Voi dovete sapere, allora, la mattina, buongiorno ragazzi, bollettino medico, tutti i nostri problemi, bene, chi ha i capelli verci, tutti a dire qualcosa, possiamo iniziare la giornata. Esatto. Che di solito li ha sempre quasi puliti. Ma già dai capelli ricci, tanti, capito? Sì, noi siamo Giada è come Cincillà, non arriva il grasso alla radice, capito? Ma poi secondo me Giada risponde soltanto quando c'è capelli puliti, quando ce la sporchi non risponde. Esatto! Ah no! No, ma c'è stata qualche volta che vi ho detto che ce li avevo. Non mi ha mandato la Sì, ma foto, però. ti facevi le trecce e non sembrava, cioè sembrava che ce l'avessi Esatto. pulita. Io Ah, dicono. Ci manca solo che prendete la varicella, io lo credo di averla già già presa. presa. Ah, io ho già presa. Io il morbillo non ho preso, sta bene Neanche così, io. il morbillo. Pure il morbillo, credo, non lo so. Io Perché no, non io me li dicono. Poi dicono, vabbè, anticorpi zero vi schifano proprio, probabilmente sì. A me sta venendo il raffreddore, vabbè, Gizio, è in realtà il minimo, uno di noi. E Gizio. Anche a noi, Gizio. poi ci chiedono, verrete allo IALC? Speriamo di sì. Speriamo di sì, Speriamo di stiamo sì. pensando. L'intenzione è quella, però dobbiamo vedere. Eh? L'intenzione è quella. Ah sì, Sì, la l'intenzione è volontà quella. c'è. Quella. Dobbiamo vedere se possiamo. Dunque, io direi che siamo arrivati a 77, quindi Vada, vada. possiamo anche iniziare. Aspettate, allora, qual era il classico? Random pick comment Prima o poi me lo youtube.org. ricorderò, ve lo giuro. Random, questo qua, chi lo sa? Random comment picker. Boh, vediamo se è questo. Prima di condividervi lo schermo, evito e vediamo se è questo qui. Un attimo solo. Intanto, in anticipo, questa era la live per estrarre il vincitore, poi si parla dei capelli lerci. Esattamente. Effettivamente sì, Siamo un Effettivamente po' monotematiche, però dobbiamo un sì. In attimo effetti, cambiare. ci sto pensando anche io, Giada, cioè parliamo sempre delle stesse cose. È proprio, ma conversazioni tra me e Ile. Su Instagram No, le ci conversazioni commentiamo solo i capelli sporchi. veramente ci commentiamo solo i capelli sporchi, Ile? anch'io. Per me Chantal sono soltanto cose di Kingdom Hearts, sono Yeah. È delle vero? quali mi fanno male. Io a Giada scrivo solo ti picchio, quindi. è diventato I beat you Ah, oggi. ok. Raga, vi condivido lo schermo. Ok. Ok, adesso vedete, vabbè, questo E lo togliamo. uscirono gli uomini nudi. No, ho eliminato tutto prima. Sin nell'aria, sin dappertutto. Non diciamo queste cose che poi, insomma, vengono scoperti i miei Ma più. quante finestre hai aperte, Chantal? Come sempre 800. Me lo dite sempre, ne ho tante aperte. Allora, ho Netflix che non si Hai carica. figli perché anche io ho un sacco di finestre aperte. Poi questa cosa che non so che cos'è, Non ti si incarnate. blocca, tipo, non fanno più fatica a caricare così. Sì, probabilmente. Qui invece c'è la pagina dove ci sono tutti i nomi, vedi? I nomi dei bambini. Mi serve come Per scegliere i nomi dei personaggi. Brava! Chantal, vuoi Anche dirci io lo qualcosa? faccio. Sì, raga, sono incinta. Non lo sapevo. Va bene, dunque, torniamo alle cose serie, per favore. Dopo parleremo del mio bambino. Dunque, allora, che devo fare? Sì. Randomly pick Ok, winner. allora, dunque. Alexa, rullo di tamburi! Oh, ma lo fa? Capisce. No, ha capito, aspetta. Sì, l'ha fatto in un Alexa, altro video, è stato rullo bellissimo. di tamburi. You can do this. Ok. Si sente? No. No! I libri di Chiara. Bravo, I libri di Chiara. Brava Chiara! È uscita, non sto capendo. Allora, cominciamo ad andare a controllare. Chiara! Bravissima! Vabbè, controllate voi. Certo. Allora, provo a controllare io da qui. Chiara, ti Com'era supplichiamo, i libri di fai Chiara? che Non tu abbia sappiamo i messo nomi. like a tutti. Te prego. Eccomi qua. Allora, Allora,
Allora, qua, vabbè, Squad Christmas Challenge. Allora, i libri di Chiara mi ha commentato. Vabbè, io sotto al mio, perché controllo? Io vado a vedere le sue iscrizioni. Vedi quello di Le Shanti. Ah, sì. Vedi, Shanti, non perderti in chiacchiere, vai a vedere il mio. Pensavo di capito, aver fatto. Ok, ha commentato anche da me. Iscritto al mio. Vado a vedere Instagram. Insta, sì. Vai tu? Sì. È inutile? Okay. Se vado a vedere, avete già visto? Su Ileana, no. Ileana. Ah, allora vado a vedere. Come si chiama? I libri di Chiara. Libri di Chiara. Raga, bestia. Bestia malefica a fare queste figuracce in live. Io? Mo ha vinto, mo, non è che... Guardate per Ileana, non mi bullizzare. Comunque ha commentato. Ileana! È iscritto a tutti. Sì. Ok. Ok, io devo vedere le foto, un momento. Io nel frattempo leggo che cosa hanno scritto. Va bene. Sì. Quando era la prima foto? Il... L'8. Il 12. No, il 12. Io però non vedo le foto. Aspetta, cerco anch'io. È iniziato anche con cioè, me. Nel senso, ci sono, ma non ci... Cioè... Ah... Non ha fatto le foto. No, come no? E vedo un'altra challenge che non è la nostra. Aspetta. Cioè, io vedo un'altra... So. Ma il nick com'è su Instagram? Sempre lo stesso. Di Chiara. Vedete questo qui? Cioè, è Book Squad Christmas Challenge. Ok, però le altre non le ha fatte. Devono essere tutte. Aspetta. C'è solo quella. Allora, ci sta un'altra. C'è un'altra il 13 dicembre. Libri secchi. Sono viva. Poi... Ciao. Mi sa questa. Non ha fatto le altre. No. Per vabbè, questa informazione, Sinde sta di nuovo litigando con l'armadio. No, vabbè. Ehi, basta, sei tu, non fare la scema. Sinde. Sta vicino. Dunque, non vi distraete. No, siamo concentrate. Ok. Dobbiamo estrarre un altro vincitore. Sì. Perché purtroppo ha fatto solo due foto. Sì. Tinder. Guardala. Nel frattempo, vai. Questa cosa qui, ovvero che mi è arrivata la notifica, e perché ci sono io? Tra l'altro tipo yo-yo. Esatto. Fantastica. Oh, non riesco più. Oh, ma perché? Ah, ecco. Fa rivedere. Piccola Sinde. Allora, intanto vi ricondivido lo schermo. Belli. Cos'è? Inception. Ok, allora, ci risca. Alexa! Tamburi! Quando urlo non mi capisce, ma perché non sento capito? Ma prenditela e portatela vicino e diglielo con calma. Hai ragione. Sì, così sentiamo anche noi. Rullo di tamburi. Ok. Adoro! Vedi? Adoro. Con la calma. La guru dei libri. Oh, vado prima su Instagram a questo punto. Non avevo visto. Vabbè. Che è successo? È che avevo cliccato due volte. E quindi ne ha fatto uno e poi questo. Vabbè. Vabbè, ormai. Non è colpa mia. Cioè, nel senso, sì, lo è, ma non è stato voluto. Dunque. E allora, questa ragazza... Non vedere quelle foto le ha fatte. Le ha fatte tutte? No. Sto vedendo. Controllo. Ah, dobbiamo controllare se sei iscritta. Quante foto erano? Ottimo. Tinder, basta. 8 può essere? Che freddo! Non mi ricordo, ragazzi. Ora vado a vedere sotto il mio video le categorie. Comunque penso le abbia fatte tutte. Commentato. Tinder. Per carità divina. Ok, anche a Ile. Ok. Vado a vedere il mio.
La guru otto dei libri. Sì, otto foto, scusa. Sì, le ha fatte tutte allora. Sì. Raga, le finestre, per non dimenticarmi le cose. Sì, ho visto anch'io, le foto ci sono. Ok. Ok, ha commentato a me. Aspetta, okay. Vedo. Ah, le foto avete detto ci sono? Sì, sì, sì. Ah, ok, anche a me. Amore? Ok. Aspetta, yeah! Non siete Adesso siamo una diciamo. Alexa, fai partire l'applauso. Alexa, applausi! Cinder. Applausi. Di camaleonti. No! No, no! Applausi di gente intorno a me. Applausi. Stop. Madonna. Cinder, basta. Vabbè. Basta. Ok, iscritta tutti pure. Non vengo capita da nessuno. Manco da, sì, da un'intelligenza. Sì, la guru dei libri. Brava guru! Brava. Questo è guru, guru, magico mondo. Guru, guru, magico e tondo. Cosa sta succedendo? Non te lo vedevi, guru, guru? Vabbè, non voglio saperlo. Ile, lo sai che ho fatto il cosplay anni fa? Sì, sì. Ma nessuno calcola con la figurina. La gioia negli occhi di Cinder, vai. Cinder è tipo un po' perennemente Gabriella. Brex nel frattempo è morto da quest'altra parte. Ciao piccolo Brex. Brex! Ma non capisco. Sta lottando contro Cinder, non ho capito cosa sta succedendo. Si era agguantata un braccio. Ah, la gamba, il braccio ovunque. Qua. Comunque abbiamo degli animali con i disturbi delle personalità. Yeah. Mamma mia, veramente. Il mio cane che è un gatto, il gatto di Gabri che è un cane. Lili è esaurita, quindi è esaurita e basta. Ma Lili è esaurita perché l'hai esaurita tu, però. Vabbè, ma questi sono dettagli. Dettagli. Tale padrone, tale cane. Noi abbiamo un animale malato come noi, perennemente. Aio. Questo soffre di tracheite. Aio, ma ti sta mordendo. Sì. Ah! Un'assassina. I paccheri sul culo. No, basta. Non c'è posto, posto, posto. Vabbè, abbiamo perso Gabriella. Lili è comunque stata, è vero. Ieri sera è stata almeno 20 minuti a mordersi la zampa. Ho cercato su internet. Che cosa vuol dire comportamenti strani degli animali? E dice che chi si morda la zampa è perché è stressato. Ma che povera Lili. Ma io allora, ah, io si morde le ansia, il cane di Fabio. Ma che stressano? La stressano le altre cagnole che si annoiano. Ma io la faccio giocare. Lo è per so, attirare l'attenzione. Il mio cane dorme sempre, voglio giocare e dorme, che stressa. Anche Ari dorme. Perennemente. E poi quando deve giocare gioca con Merlino. Storie, vai. Ciao, grazie per aver seguito la live. Io nel frattempo leggo. Cinderina. Anche il mio beagle si morde sempre la zampa. Vedi? Che sì. A me anche si noi, anche. Si mangia pure le unghie. Le mangia e le sputa. Cosa? Questa non l'ho mai sentita per i cani comunque. Non lo so, raga. Io ho... Io sono strana, i miei cani sono strani. Arrivo subito. Okay. Una domanda, abbiamo letto tutti i Busca Tinder. Commenti? Ah? Abbiamo letto Busca Tinder. No, dicevo Camilla, vabbè, tutto a posto. Comunque, abbiamo letto tutti i commenti? Quali commenti? Sì. Dicono quanto è buona Cinder, fra Chantal che parla con Ciccia e Gabriella che litiga con Cinder, sto morendo dalle risate. Lili è stressata, l'avevamo detto. Di solito lo fa di notte proprio per conciliarmi il sonno. Wait, cosa? Ah, il fatto che si morda la no, capito, queste cose all'improvviso. Ah, Lorenzo si dice che è Akotar. Ok. Bravo, Lorenzo. Vai e leggi Akoma. Quando pubblicano Akoma? Ah, Giulio ci dice che a Roma, cioè lui a Roma, ha i piccioni che mi cagano sul balcone, valgono come animali psicopatici. No, anche io. C'è Gizio. Gabri, tutto ok?
Ah, sì. Non direi. Non direi. Non sembra. Aspetta, il mio gatto morde a me. Ottimo, ottimo. Vabbè. Ah, sta leggendo Acofas Lorenzo. Vai. No, mi piace. No. Non ho letto Acofas. Io non ce la faccio. Non l'ho letto. Ha completamente rotto il maglione. Allora, ragazzi, dovete leggere. Tra un glasso soltanto per arrivare a Kingdom of Asha, quella scena lì e basta. No, no. Sapete che vi dico? Quella scena lì, quella scena lì. Dead King! Perché? Che bello non poter parlare. Quella scena lì. Potrei citare dei capitoli, ma non lo farò. No, ecco, no. Brava, grazie. Zitta, perché io sono brava a non fare spoiler. Ah, sì? Potrei dirvi di tutto, potrei darvi degli indizi, cosa che ho fatto con Arianna perché non ce la facevo a trattenermi, però potrei darvi degli indizi, invece non lo faccio. Io dico, aspettate un secondo, hanno suonato il citofono. Che dici, Gabri? The Wicked King. Che schifo. Cosa che schifo? Mi è riferita a una cosa che succede. Alla fine. Allora io ho capito una cosa. Ho l'ansia. Ma secondo Gabri è come ti ho detto io. No, secondo me è riferito a Cardan. Mi aiuto di pensare in altro modo. Non lo voglio leggere più. Io mi metto questo per leggere con la pazza. Aspetta, che stanno dicendo? Lo sai che sei tu la pazza? A me c'è un gatto randagio che gira e quando ti guarda sembra dirti tu morirai oggi. Oh mio Dio. Oh Madonna. Dio. Leggiamo in italiano la saga di Throne of Glass. Ci vorrà ancora molto per arrivare a Kingdom of Amore mio. Sì. Gizio dice, Chantal non fa spoiler, li faccio io. Non è vero, Cami? Tra tutti e due, insomma. No, aspetta. Ma io li faccio senza volerlo. È quello il problema. No, non ho capito. Non so, Cami dice che Gizio... Devo fare io spoiler? No, cioè, li faccio io spoiler? No. No, li fa lui, a te. Tu ne sai qualcosa? Quella cosa lì di Kingdom of Ash me l'ha spoilerata lui. Ah, bravo. Capito? Quella cosa quale? Quel capitolo, cioè, tre righe praticamente. Ah, sì, perché io l'avevo detto io. Esatto. Ah. È tutto una Chantal alla fine, cioè, è sempre questa sua comunque. Ma Chantal mi ha spoilerato Kingdom of Ash. Ah, okay. Detto... La morte o la cosa bella? È la cosa bella, ma qual che è? Cazzo? Dove si vede qualcun altro? Io ero lì. Gizio, non lo so. Poi, voi sì che mi fate venire l'ansia. Antonella, un bacio. Antonella, quando mai? Ero le viste fa. Cioè, io ma quando? Quando è che mettiamo ansia? Scusatemi. Non lo so, io proprio... Ma non mi pare. Non è vero, siamo così tranquille. Io all'esame così. Please stop, dice il tedir al professore. Signorina Napodano, please stop. Mi parli, non lo so, della duplicazione del DNA. Certo! Allora. No, allora, Tania, non devi fare spoiler a Chantal su Kingdom Hearts. Ma non credo che vorrà spoiler su Kingdom Hearts. Aspettate un attimo, Sebastian ci dice, prima di tutto, che ha finito di leggere la canzone di Achille, e quindi io mi sento vicino. Siamo vicini. Tanto quando è che esce la versione Feltrinelli economica? Oggi, perché io comprerò oggi e io c'ho troppo il sedere pesante per muovermi e andarlo a comprare. Muoviti. Perché forse, capito, se lo compro in italiano magari me lo leggo. Però lo devi leggere anche in inglese, secondo me lo potevi leggere tranquillamente. Sì, è che mi pesa proprio il culo, capito? Cioè, mi pesa proprio il culo di leggere in inglese ultimamente. Vabbè, allora, che mail. Comunque io non so se lo voglio leggere la canzone di Achille. In che senso non sai se lo vuoi leggere? In senso di questo. No, in che senso? Wow, com'era minacciosa, non ho sentito. Wow, non hai sentito il tono minaccioso con cui hai detto in che senso non lo vuoi leggere? Non vuoi non leggere, in che senso?
si arrabbia. No, è che devo essere in mood. Non voglio soffrire così a gratis. Ma da magari non adesso, più in là, quando ti va, però lo devi leggere. Soffrirai, ma poi ne sarai felice. Ma dove, Ile? Ma dove? Ma in quale... felice di aver letto una cosa così tristemente bella. Esatto. Vi vorrei ricordare che ancora non ho letto The Monster Calls. Cioè... Bravi. Io ogni tanto vado ma quello è un differente tipo di tristezza, capito, secondo me. Aspettate, domanda essenziale. Quando esce Agodar? Guarda, hai letto finalmente Tower of Dawn? No. Ma non lo fare. Però guarda, ma te lo spoilerò io. C'è tipo Chantal che diavoletto su una spalla, tipo non lo leggere, non serve, fatti riassumere. Siete voi sull'altra, leggere. No, te lo racconto io, non lo leggere. No, ma il mio libro, così almeno avrai il piacere di sentire. Liliana è così brava a raccontarlo. Ho aspettato un attimo. Due minuti e l'ha finito. Invece Liliana mi dovrà fare un recap di Vicious, perché io non me lo ricordo e voglio leggere Vengeful. Io li leggerò insieme. No, raga, voi dovete ascoltare l'audiolibro. Ragazzi, fermi un secondo, devo andare, sono le 3:15. Ah, ok. Quindi a tutti i radio telespettatori, ascoltatori, ascoltamucche, io me ne vado. Ciao. Grazie a tutti, grazie alla guru dei no, era la guru del Guru. Grazie guru, ti vogliamo bene. Ciao. Come si chiude secondo voi? Ah, col tasto chiudi. Ok. Non ho capito se sei andata o se sei bloccata. No, è andata. Okay. Dicevo, così dovete provare l'emozione di sentire anche voi Irene, non lo voglio sentire. Io e la massa abbiamo chiuso con questa saga. Piuttosto, Davide ci chiede: cosa ne pensate di Queen of Air and Darkness? Solo Gabriella. Io non l'ho ancora letto. Gabriella è l'unica. Vabbè, ha fatto un video intero, quindi insomma. infatti, Gabriella ha fatto un video intero. È orribile. Dove a quanto pare lo demolisce. Sì, no, non è stata una bella lettura, è molto trash, è molto cringe, però alcune cose si salvano. Comunque Tania, non è tutto libro che... Eh? No, Tania mi accusa che mi vado a fare gli spoiler di Kingdom Hearts 3. Beh, un po' è vero. Alla faccia un po' colpevole, comunque, mentre lo dice. Tanto si è spoilerata senza volerlo. La fine di Dragon Trainer 3? Ma perché mi è uscito sulla home di Facebook? Ma perché gli spoiler cercano te, capisci? È un rapporto... Come me. Ma tu devi vedere, guardavo pure bene quell'immagine, perché ho detto, ma sarà una fan art. Poi ho detto, no, non lo è. Fatto troppo bene, eh? Fatto troppo bene. Vabbè. Io ho qualche cosa in mente, però non te lo dico. Un trainer prima del tempo. Vuoi mettere? aspettate, che stanno scrivendo? Allora. Attendo l'uscita di Circe in italiano. Sì, a febbraio. Yes, che poi chi lo sa se la fanno, se anche la Feltrinelli la fa... No, è Sonsogno. È un'altra casa editrice. Vabbè. No, aspetta, la canzone di Achille è anche senso, la canzone di Achille l'aveva pubblicato con Sogno, però la ripubblica la Feltrinelli, non so. Ah, ok. Perché, come? Quindi può essere, però non lo so. Per il momento esce con la Sonsogno. Però è bella anche quell'altra cover. Allora. Infatti, penso che la prenderò. Mannaggia, mi giro, il mio gatto è cretino. Un piccolo punto dicendovi che... La cover con cui viene pubblicato Circe non è una cover creata da noi italiani. No, infatti. È la cover inglese. No, sì, perché vedo ogni tanto in qualche storia. No, oddio, hanno cambiato. Cioè, questa cover è orribile. Perché non fanno la cover originale? Ma è la cover originale. È l'originale. Sì, è l'originale, soltanto non US, ma UK. Esatto, solitamente ci sono quasi sempre due cover, quella americana e quella inglese. Sì. Quindi è come per esempio di Savage Song, che c'è quella col violino. Esatto, sì. Ah, Gizio dice, per una volta nella sua vita Giada è stata minacciosa, questa live ha penetrato nella... No, ma io penso che tutte le nostre live tutte insieme entrino nella storia di BookTube, perché c'è sempre qualcosa, esce sempre fuori qualcosa. È vero, è vero. Siamo memorabili, dai.
Lorenzo ci dice, no, Gizio dice, Gabri taci sull'argomento, che cosa? Tace sull'argomento. Fire and Darkness. Lorenzo invece dice, consiglio, cosa leggo prima, Red Queen o la Grisha Trilogy? La Grisha. Red Queen non l'ho letta, quindi non lo so, però la Grisha è bella. Sono entrambi molto belli, hanno entrambi dei cattivi meravigliosi, però hanno entrambi molti problemi, però vabbè. Cosa? Chi ha problemi? Hanno problemi, tutte e due le saghe, no? Ah, sì. Ah. Pensavo i cattivi, ho detto vabbè. No, no, vabbè. No, problemi. Vabbè, stavo per fare spoiler, ecco. Ecco. Cambiamo argomento. Allora, Davide chiede se lo sapete che esce il 2 libro. No, che esce il secondo libro. Sì, io lo so. Io non lo sapevo. Camilla! Sai? Come non lo sapevi? Sai cosa? No, il Beauty and the Ah, ah sì, lo sapeva. Il lo sapeva. Febbraio il libro. Ho detto no, no. No, l'ho letto io male. No, esce il secondo libro. Ok. Vabbè. Ok, sì, sì, lo so, lo so. Sì, lo leggeremo. Letto più o meno a metà. Non può dire niente, no, però non posso dire niente, però è bello, mi piace, fino a dove sono arrivata mi piace. Okay. Grazie. Vabbè, l'importante è che sopravvivono. Per adesso, per metà sì, ma è una duologia. Per forza. È una duologia. Ah, ok. È la cover sbagliata, vabbè, sicuramente, però è molto bella anche quella. Però l'altra è più elaborata, capito? Sì, ma magari, lo sapete, per le solite questioni hanno scelto quella più semplice, però comunque è bella. Sì, 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 no, infatti. Jessica dice che sta rileggendo Harry Potter. Oh. Io sapete cosa vorrei rileggere? Giusto? Masochismo. Akutar! No. Per masochismo personale? Alphabet, tutta la trilogia. Sì, l'avevi detto, ma proprio a farsi del male. Sì, sì, sì. Mi sono dimenticata, capito com'era? No, io vorrei leggere una marea di cose, ma do. Ho letto soltanto Alphabet, non ho letto Half Wild e Half Lost. Vabbè, però Half Lost è il problema. Lo so, ma ce l'ho pure autografati. È per questo, sei doppiamente una brutta persona. Sono falsa. Sei falsa, sì. Ma bello, sono andata dall'autrice. Io non l'ho ancora letto, però mi hanno detto che la fine è lei. Happy, happy, happy. È una bugiarda, è falsa, lo vedi, mo ci vuole. Andiamo allo Yalk e glielo diciamo. No, io glielo dico. Non voleva, forse non voleva tipo fare spoiler, quindi per deviarti, capito? Io glielo dico, faccio, guarda, l'ho letto, Twice. Ma non lo credo, Giada, tu l'hai letto. Ah? No, neanche io lo devo ancora leggere. Grandissima Giada. No, lei morirà. Gassi. Io non lo leggo allora. No, no. Cioè tu Chantal non ce la fai proprio. Alfred è il male. Io penso che Half Lost è stato uno di quei libri per cui ho pianto di più, cioè roba che ho passato tutte le fasi nello stesso momento, che ho chiuso, ho pianto, ho buttato il coso all'aria. Io avevo capito che finiva così. No, io non l'avevo capito che finiva così. Raga, io c'ho l'ansia soltanto perché... Io ho paura. Ma voi in generale leggo sempre più cose, più idee in testa. Fammi andare a vedere se magari io ho letto male, che sono una capra in inglese, fammi vedere, forse magari finisce diversamente ora che lo leggo io. Cambia il finale. No, in italiano è sempre terribile. Aiuto. Vabbè. Comunque, però si capiva. Sì, sì, sì. Shanti, leggerai Over in Darkness e Chain of Gold? Eh? Leggerai Queen Over in Darkness e Chain of Gold? Allora, Queen Over in Darkness forse, ma quando esce in italiano, perché mi scoccio, in realtà mi sono già... Sì, ma tanto sa già tutto, perché le ho detto tutto io, quindi... Chain of Gold, no, cioè per ora, raga, niente, no, basta, mi sono scocciata. Quindi no, anche perché, ecco, vedi, già solo con Queen Over in Darkness ha toppato alla grande per quanto mi riguarda, e probabilmente Chain of Gold sarà 10 volte meglio, sarà bellissimo, però thank you next! Io ho paura, troppa paura. Dunque, qui dicono... Comunque, anche The Death of Being a Geek è più un paio di fan. Dice, io ho quasi finito The Cruel Prince e sto aspettando la copia di The Wicked King. Io sono
come te, veramente mi mancano. Ma comunque, ragazze, me l'hanno spedita da Weekend King, quindi penso che arriverà. Ma pure io la voglio. E comunque la leggo appena mi arriva, lo leggo in cartaceo. Io dicevo che l'altra notte, non ieri sera, ma l'altro ieri sera, ero tipo a 20 pagine dalla fine, dico bene, bene, mi metto lì, accesa la luce sul comodino. Aspetta, ma di cosa? Che libro? Cruel Prince. No. Ah, ok. Ma stai leggendo Cruel Prince? Mi sono persa questa cosa. Cioè che tipo mi mancava l'ultimo capitolo e l'epilogo. Allora, prendo il Kindle, occhiali, vai. Finisco di leggerlo stanotte, mi sveglio alle 3 di notte, mentre stavo tossendo, mi levo gli occhiali, metto il Kindle sul comodino e mi ero addormentata praticamente. Allora, la luce è spenta in tutto questo. Chi l'ha spenta la luce? Capito? Non è finito. Non ancora. Ieri mi sono flippata. Guardate, il pollo si è rilassato. Ma guarda, che folletto. Ha sempre lo sguardo un po' arrabbiato comunque. No, perché sapete perché sto andando a controllarla? Perché mi sembra che si sia raschiata vicino all'occhio. Ah, brava. Ecco perché. Vedi che sono stupidi i nostri animali. Io spero che non sia così, perché già c'ho l'ansia. No, dai, piccina. E me al quadrato. No, io sto male, cioè io non posso avere figli, eh. Pure io, allora, già si sa chi sarà lo Yaki, non si sa. Chantal mi lancia l'autrice di Halfbed. Guarda, raga, veramente se viene, io la prima tappa, vado lì e dico allora, non ci sono. E poi forse possiamo riparlarne, va bene? Okay. Che poi non abbiamo più letto niente di lei. Ma scritto altro? Sì. Chantal, come non leggerò mai più niente? Io non voglio soffrire mai più. Ho osato anche scrivere altro. Per spezzarmi il cuore più volte. No, thank you. No. E poi non finite la saga di Halfbed, è un abisso oscuro. Salvate la vostra innocenza. Già. Comunque, Shanti, vai e leggi Obsidio. No, allora devo ancora leggere Gemina. Allora, sono l'eretica di turno. Guarda che è bello. Allora, io bello. Ho fatto un conto, praticamente devo finire di leggere Elizabeth von Arnim, dopodiché mi leggo il Millennio di Fuoco, perché sotto il mio video mi hanno tutti quanti, almeno 20 mi hanno messa, non lo so, che hanno detto leggi il Millennio di Fuoco, Raivo di qua, Raivo di là, è bellissimo. Raga, se sto Raivo non è il top dei cattivi, proprio. Allora, Chantal sembra a me con Nevernight, oppure The Priority of the World. Tanto leggere. Bellissimo, bellissimo. Mosse non è perfetto. E non sono perfetto. Io non l'ho detto che è stupendo, quindi mi fido. Ma Lainey Taylor lo dice di tutti che sono stupendo. Comunque, Lainey Taylor ha detto... Giuro, c'è ogni libro che compro, c'è un commento di Lainey Taylor che dice che è bellissimo. Che poi è vero, però lo dicevi tutti. Comunque, Gabi, comunque Lainey Taylor ha detto che è bellissimo anche Illumine. Sì, ma a me Illumine, non lasciatemi stare per quello. Comunque, vabbè, non è proprio il suo genere, quindi... No, non mi piace, non è tanto il genere quanto il formato del libro, non mi piace. Sì, guarda che è stranissimo, io non pensavo... Io mi sono ritrovata in Obsidio che piangevo. Poi l'umanità di certi personaggi, anche cattivi. L'umanità, vabbè, adoro. Allora, se mi piacerà Aurora Rising, vedrò di dare una possibilità a Illumine, ma purtroppo Illumine, io lo so già perché Ileana me lo spoilerò tutto. E vai allora con Gemina. No, vabbè, non lo dovrei leggere. No! Eh? Io sono la capra nera di questa saga, nel senso che Gemina a me non è piaciuto. Perché? Tutti quanti capito, Gemina, io! Mi vedete Obsidio, quindi vabbè. No, vabbè, ma io non, cioè, so che non mi piacerebbe anche per il formato, perché l'ho sfogliato più volte, sia in inglese sia in italiano, e non mi piace. Comunque, io voglio fare un appello. Per carità divina, leggete The Glass Sphere, per cortesia. Io ce l'ho in libreria. Lo so, te l'ho regalato io. Cioè, che devo fare? Lo devo regalare a tutte, a quanto pare. Vabbè, Gabri, piano piano, come hai letto? Come ho Fire and Star. Grazie. Cosa?
Sì, io ce l'ho, l'ho comprato. Gliel'ho regalato io. Ah, ecco. Dimenticata. Gabriella farà la fine di Sara che regala a tutti Nevernight. Ecco. Vi giuro, è bellissimo. È Chantal ha letto il primo, io oggi ho finito di leggere il secondo. Cioè, è qualcosa di spettacolare, non capisco perché nessuno lo legge, non c'è una fan art in giro. Allora, Gabi, se è finito The Cruel Prince, leggo The Wicked King. Io non ti credo. E io non so poi leggo The Grasper. Oh raga, io mi metto sotto le coperte e vi prendo le ginocchia. Io non ti credo, Camilla. Se devo andare. Te lo prometto. Mi dispiace. No, 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 vai a studiare. Grazie a tutti. Ciao. Ciao. Allora, devo capire come si chiude anch'io. Acqua. Puoi farcela. Ciao. Ciao. Comunque bello. Lo prometto. Bellissimo. Lo no, prometto. Ma io faccio un appello non solo a voi che mi ascoltate, ma anche a tutti quelli che stanno vedendo questa live. Allora, se leggete in inglese, un inglese intermedio, purtroppo non è semplicissimo. Non è semplicissimo, però. Forse alcune descrizioni. Però è bellissimo. C'è un rapporto familiare spettacolare. E nel secondo ancora di più. Ah, mi sto ricordando, Gabri! Ma no! Quindi è veramente bellissimo. Poi c'è un altro personaggio che è la purezza fatta a personaggio. La protagonista è bellissima, è un retelling di Remida. E che altro vi devo dire? È spettacolare, leggetelo, vi prego. Di che parla The Glass Spare, mi chiedono. È il tuo momento! Niente, velocemente, la protagonista è l'ultima figlia di questa famiglia di re e regine, eccetera, eccetera, però è sempre stata tenuta nascosta dal padre, dal re, perché il re ha avuto prima di lei 3 figli maschi, lei è stata tenuta nascosta e usata come spia, mettiamola così, anche se in realtà lei vorrebbe fare molto di più. Un giorno scopre di avere un determinato potere, in realtà più una maledizione, cioè riesce, come un po' Remida, a trasformare tutto ciò che tocca di vivente in cristalli, gemme, tutte quelle le pietre preziose essenzialmente. Purtroppo, poiché era i primi tempi che scopre questa maledizione, fa una cosa brutta e viene quindi esiliata dal suo regno, dal suo stesso padre. E lì, poi cosa si scopre nel secondo? Mio Dio! Però vabbè, lei poi viaggerà verso il regno opposto, perché il regno del nord, che è il suo, e il regno del sud, un altro regno, sono in guerra, e conoscerà qualcuno del regno del sud che l'aiuterà a capire come liberarsi di questa maledizione. Però a sua volta questa persona del regno del sud è maledetta. Vabbè, è bellissimo. Ah, mi devi fare comunque il recap? Quando vuoi. Fammelo a breve. E c'è veramente una storia familiare bellissima, perché tutti i suoi 3 fratelli maggiori sono tutti e 3 diversi fra di loro. La regina, sua madre, è un personaggio pieno di mistero ma bellissimo. Il padre anche, insomma, è veramente una famiglia bellissima, quindi leggetelo, grazie. Io mi ricordo adesso se sto fatto, vabbè, i fratelli, cosa succede? Sì, va bene. Bene, ho finito il mio appello. Bene. Allora, mi hai regalato, ho detto, wow, mo mi metto a leggerlo. Poi dopo sì, mi volevo mettere a leggere l'altro libro. Miseramente fallita. Vabbè, tu non ti crediamo più, appunto. Ma te l'ho detto che cosa stavo leggendo? Sì, The Cruel Prince. No, prima. Ah, vabbè. Prima ancora. Vabbè, ma veramente fallito, perché volevo fare una sorpresa a tutti volevo fare una sorpresa. Fallito. Vabbè, comunque è un libro particolare. Infatti. Bravi, vedi le persone che mi dicono che stanno comprando. Aspetta, non credo riuscire ad aspettare la traduzione di The Wicked King. Ok, allora, ragazzi, se volete vi dico tutto. No. Sono pronta. Ragazzi, comunque, hashtag apri gli occhi per non dimenticare. Wow. Sempre. Vieni qua, tanti, abbatti il 5. Vai. 2 idiote. Il mio Davide. Che schifo. No, il mio Davide. Va bene. Ah, tu sei la... Che cazzo ne so, cambiamo sempre. Vabbè.
Comunque, Gabriella, qui dicono che hanno aggiunto The Glass per... quindi puoi tenerti soddisfatta. Allora. Sono molto proud. Chi ha il Kindle fra tutte voi? Ce l'abbiamo tutte e tre? Sì. Gabriella, ce l'ha... Mi devo vedere, scusami, Jessica aveva detto la distruzione dello Zentir, i rinnegati, bla bla bla. Ma come ti sembra? Perché lo voglio leggere. Perché vabbè, sì, è di questo youtuber, ma non mi interessa il fatto che è youtuber, però sembrava veramente molto, molto bello. No. Io mi chiedo perché non traducono gli altri libri di J. Christoph, ce lo chiediamo, almeno posso leggere Nevernight senza problemi. Questa cosa. Anche Light, secondo me. Me lo leggerei in un istante. A me Illumine non ispira, come Shadowhunters, vabbè, Illumine è una cosa molto particolare che o ti ispira o non ti ispira. Cioè, sono due cose, o lo ami o lo odi, non c'è una via di mezzo. Partirono in 5 e tornarono in 3. Stavo dicendo, ma che cosa? Va bene. Gabri, se traducono non leggo di sicuro, ciao fanciulle bellissime, ciao. Io voglio assolutamente leggere The Glass Pair, appena sono un po' più libera. La maggior parte dei libri che possiedo, ho letto, sono stati grazie a voi. Che bello. Niente, Gabri, lo aggiungo nel carrello Amazon, mannaggia a te. Sapete per caso disponibile su Amazon, non si sa. Cinder mi ha rovinato il maglione. Brava, Cinder! Bene. Bene. Gizio ha bisogno del recap degli ultimi due libri di Shadowhunters, che non intendo... Ultimi due libri in che senso? Quale serie? Ma mi sa La Signora della Mezzanotte... Ah, ok, vabbè. Io non me li ricordo manco. Io... l'ultimo perché l'ho letto mo Lord of Shadows, no, okay. Penso quei due per poi leggere quello Valen Darkness. Shan, tu che ti diletti anche con manga e anime, hai letto, visto Attack on Titan? Vai. Allora, non l'ho letto perché i disegni a me non mi piacciono e poi perché è veramente immenso, però l'ho visto, devo ancora vedere la terza stagione perché sono una brutta persona sostanzialmente, però a me piace tantissimo la storia di Attack on Titan, è molto violenta, quindi insomma se siete molto sensibili e non vi piace la vista del sangue o di gente che, o di giganti che mangiano le persone, non ve lo consiglio, però a me piace un botto, è bellissimo. Allora, io ho visto i primi 10 episodi, poi ho detto... Non sono nel mood e l'ho abbandonato lì. Chi, tu? Io. Vabbè, ci sta. No, è che non ero proprio nel mood. Ansia, troppa ansia mette. Aspetta, è vero. C'è anche gli spoiler uniti per sempre, sempre, raga, sempre. Io comunque spero di trovare qualche... Spero e non spero di trovare qualche spoiler di Kingdom Hearts 3. Per ora non li ho beccati. Cioè, qualcosa, però niente di tragico. Di che libro parlava Gabri? The Glass Pair, che vuole che leggiate tutti, tutti. Io voglio comprare The Glass Pair, ma lo leggerò tra mesi e mesi, che ora non ho tempo. L'importante è leggerlo. Lavinia, anch'io non voglio studiare. Però io. Anch'io non voglio fare quello che devo fare a breve. Che devi fare? Devo fare il riassunto. Ah, ok. Non ho comunque capito, ma vabbè. Vabbè, poi te lo dico. Poi me lo dico. Anti te. Antonella, hai letto La caduta dello Zentir. Allora lo leggo. Allora per me è meglio di Shattermi, decisamente, decisamente meglio. È il mio preferito, penso. Sì, anche Ignite Me, però. Sì, anche, non so quale mi piace di più, però sono nettamente superiori rispetto al primo. Sì, sì, sì. C'è una crescita dei personaggi fantastica. E poi, vabbè, Restormi, io... vabbè. Ottimo. Vabbè. Dicevamo. Sì, no, La caduta dello Zentir, il prezzo è altissimo. Cioè, sto libro... Ma non ho capito che cos'è questa cosa. Allora, è un fantasy scritto da uno youtuber. Ok. Qualcosa. Kalel. Kalel, brava, Kalel. Okay. Che io seguo, insomma, ho iniziato a seguire da un annetto all'incirca. E niente, è un bel tomazzo, sembra fatto veramente bene, cioè la trama è particolare, anche se non me la ricordo, però è particolare, ma costa tipo 22 euro. Ah, ok. Colpo al cuore, e quindi
ebook is the way. 20 euro solo per J. Christoph. No. Neanche. Sì, vabbè, però. Sì, vabbè, comunque sì, gli unici libri. Io ve lo faccio regalare. leggerete dei Faimi, sì. Anche Gabriella. Sì, sì, sì. Ah, no, Gizio vuole Lord of Shadows e qui non va in Darkness. Scusa, Gizio, non hai letto Lord of Shadows? Ah? Forse non lo vuole più leggere? Probabile, ma fa bene. Lord of Shadows è veramente... Conoscete i BTS? No. Manco io? Sono soldi ben spesi. Qual è la materia in cui andavate più male? Chimica. Matematica. E fisica. Storia, sempre odiata. Io a chimica prendevo 2. E infatti si è protratto nel tempo questo. Ah, raga, ma lo sapete che io gli ultimi 2 anni di superiori ho cambiato professoressa di italiano e la professoressa di italiano mi metteva 4-5 temi? Sì, vabbè, anche a me metteva 6 al massimo, 7 se proprio stava bene. No, cioè, così fino agli anni precedenti avevo 8 e mezzo con lei. 5 e mezzo al massimo. Ma i professori li ammazzerei tutti quando fanno così. No, il mio professore di italiano era... Cioè, è vivo. è tipo stato il miglior professore di tutta la mia carriera scolastica. E all'inizio ci sono stati un po' di misunderstanding, cioè nel senso io mi scocciavo, insomma, lui non capiva. Però poi... è andata bene, cioè nel senso mi piaceva proprio tanto, come spiegavo. Ah no, però la Vigna dice alle medie, io confermo con storia e geografia. Cosa? Ah, le medie, matematica. Ah, le medie? Credo francese. Ah, italiano. No, io sempre matematica, sempre non ci chiedo in matematica. Avevo un'unica professoressa per italiano, storia e geografia, quindi quelle 3 erano le peggiori. Me, italiano mi odiava. Vicino mia madre diceva, vostra figlia è tanto carina, tanto sì, non si impegna, cioè ce la fa, però non si impegna abbastanza, le solite cose. Sì. Però mi odiava, tipo ogni tema, è vero che magari io scrivevo pure male, però ogni tema era 4, 4 e mezzo. Io vorrei ricordare la storia che avevi scritto su Kingdom Hearts con Tiziano. Era una bambina innocente, lasciami stare. Allora, mi è piaciuto. Diventerà best seller quando sarò morta, ecco. Pubblicalo. I racconti di Chantal. Tiziano, e come si chiama quella? Non mi ricordo. Non mi ricordo. Federica? Il mio nome, capito? Sembra Federica. Possibile, però prima si chiamava Chantal perché era un po' egocentrica. Ma anche lui prima si chiamava in un altro modo, poi l'hai cancellato, Tiziano. Sì, è vero. Gabriella è perplessa. Molto. Però, sì, allora. C'era questa storia che scrissi ispirata, praticamente copiata a Kingdom Hearts, dove c'era il tipo che si chiama, che Sora, in realtà di Sora si chiamava Tiziano, capisco? Kingdom Hearts in Italia. Tu con Sora invece che con Riku. Ma non lo so perché, ero fissata, non lo so. Cioè, perché tu ama, quindi tu amavi Riku, però facevi la zoccoletta con Sora. Brava, brava! Aspetta, nel primo Riku è veramente un grandissimo palo? Sì! Quando la fine! Cioè, era una spina nel fianco, muori! Tranne alla fine. Poi sì. Alla fine sta lì. Tra l'altro, fun fact che vi racconto, stavo rigiocando appunto a Kingdom Hearts 2, vi giuro che ogni battuta ero lì che la recitavo prima che la... Madonna! Allora, io già ve lo dico, che avrò impegni, quindi sì, giocherò a Kingdom Hearts 3, ma non come ai livelli di Chantal, probabilmente neanche ai livelli di Kingdom Hearts 3, devi giocare a Kingdom Hearts 2. Sì, vabbè, io la storia la so, lasciami stare che non c'ho tempo. Però, guardati, cioè almeno leggiti. Li ho già visti, li ho già fatti, non è quello il problema, io la storia la so. Dream Drop Distance. Che volevo dire che probabilmente io al Comic Con non avrò finito Kingdom Hearts 3. Ah, io sì. Tipo, lo so io, che tu l'avrai finito, no, probabilmente già 3 volte, però... Quindi non mi dovete dire niente. Poi ci saremo io e Chantal, ma no Chantal! Io piangerò e basta.
Vabbè, mi porterò i tappi per le orecchie. No, tanto quello mi arriva il 31, se Dio vuole. Magari Amazon mi fa la grazia. Arriva il 31. Ma guarda che spesso dicono dopo, invece viene prima. Speriamo. Comunque, per il 2 vi dirò, raga, ho finito. Ma lo so, cioè io lo so, per quello ti dico, siccome io non mi posso mettere dalla mattina alla sera... Mamma, io dovrò studiare, io c'ho l'ansia. Io sto là, quindi già 3 mattine o 3 giorni direttamente, vedremo a febbraio come andrà, non sono a casa. Poi devo vivere, più o meno, e quindi giocherò pochissimo. Invece mi dispiace dirvi che io abbandonerò la mia vita e anche il canale, ma... Sono anche io. Vabbè, ma a te sarà 4 giorni, quindi figurati. Ma vogliamo parlare, Chantal, che il 31 esce sia Dragon Trainer che ci arriva Kingdom Hearts 3? Ma tanto io Dragon Trainer, tanto ormai lo so il finale, non me lo guardo, devo giocare a Kingdom Hearts 3. No, io penso che vado subito inizia il 31. Il periodo del 2019 in cui escono solo film che fanno piangere. Esatto. Dragon Trainer 3. Io voglio un attimo recuperare... brevemente, velocemente. Sì, vai. Katia che ci chiede consigli per lo studio. Katia, io non studiavo. Io studiavo e nonostante questo mi avevano sulle balle i professori, quindi... Allora, io non studiavo, mia mamma mi odiava perché non studiavo, prendevo il mio 7 perché stavo attenta a lezione, però poi non aprivo il libro a casa, ma nemmeno per fare i compiti, io non li facevo mai i compiti. E come hai fatto? Io facevo finta di averli fatti, ma se no li copiavo. No, io li facevo sempre, e anche se studiavo, ripeto. No, raga, io odiavo la scuola. Odiavo. E anch'io, ma avendo fatto il classico, o studiavi o ti bocciavano. Io no, ragioneria. Ah, poi ero brava. Scusa! Io ho fatto ragioneria e informatica insieme, ero bravissima. Era una bomba informatica. Io ho fatto ragioneria, però era complicato, vabbè. Anche da me, però io andavo bene. No, è che io ero proprio negata per copiare, per fingere, capito? E quindi una volta l'ho provato, mi hanno beccato e quindi ho fatto, vabbè, fa niente. Con Chantal a Pisa, entriamo in questo bar in cui fanno i panini con sconto per gli studenti. Questo mi fa capire le mie dote di recitazioni a Pisa. Fanno Gizio c'era, ma fate gli sconti per gli studenti, vedo. Sì, siete studenti? Sì, sì. Di Pisa? No, devo essere sincera. Chantal si è sboccata. Che non è riuscita. Come? No. Chanti? Chantal? Mi sentite? Sì. Ora sì. Ok, dicevo. Non ce la no. Deve dirlo. No, non devi dirlo a quanto pare. No, infatti. Chanti. È un problema. Allora, ora ride, ma è bloccata di nuovo. Benissimo. Ottimo. È un problema anche perché la live è sul suo canale. Lei continua a casa ridi. Ma forse perché lei si blocca, ma noi non ci blocchiamo. Ma secondo me lei vede noi bloccate. No, lei ci sente. E continua a ridere. Ottimo. Ah, vedi, lei ci sente. Canti? Vabbè, mi sentite? Tutto a sì, posto? Ok. Andiamo avanti. Lavinia dice. Shanti, anche quegli in camera. Sono Canti. Bellissimi. Non si staccano più. No, infatti. La vostra esperienza del liceo com'è stata? Tragica. No, io non ho capito che cosa doveva dire Chantal, però va bene. Vabbè, lascia sta perché poi si blocca. Vedi? Ah no. Vedi, non lo deve dire, lasciala stare. No. Il liceo è stato tragico nei primi 2 anni, dopo è andata meglio. A me il liceo è stato tragico nei primi 2 anni e di merda proprio negli ultimi 3, soprattutto l'ultimo. Benissimo. No, a me è stata una brutta esperienza per i professori e per la classe in cui mi trovavo. Cioè, lì ho conosciuto le mie amiche, che sono ancora mie amiche, ma sono 4. Le posso contare su una mano, mentre gli altri, orribili, vorrei solo dimenticare.
Io ho delle persone alle superiori. Allora, ero in una classe di 20 persone così, parlavo con un paio di persone e non sono rimasta in contatto con nessuno. Io solo con Andrea. No, no, appunto, io Antonella che veniva in classe con me. No, Chiara, la mia amica proprio. Torino. Però Stefania è la mia migliore amica, l'ho conosciuta addirittura alle medie, poi abbiamo fatto i primi due anni o tre anni di liceo insieme. Però tutti gli altri, era una classe orribile. Io, a parte bullismo, che vabbè, figurati chi non l'ha subito, però era proprio brutto, 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 brutto. Infatti tuttora, se mai mi dovesse capitare la sfortuna di incrociarli, facciamo finta di non vederci, ma sia io che loro, perché è inutile salutarci se per 5 anni ci siamo odiati a vicenda, quindi ciaone. Io non vedevo l'ora che arrivassero gli esami per cancellare tutti da Facebook, dire addio mondo, chi vi ha visto più, ciao. Io talmente tanto li odiavo che ho fatto l'esame da sola. No, io grazie a Dio il giorno del mio esame c'erano solo alcune, perché eravamo cognomi vicini, le mie amiche, un ragazzo che vabbè, sti cavoli. No, a me tutti falsi, tutti, cioè durante i 3 anni che ero con quest'altra classe, tutti a non cacarmi, a insultarmi, a ridermi dietro, così. Arrivo l'ultimo anno, quando stavo male, tutti: Cami, ma tutto a posto? Cami, come va? Cami, se hai bisogno di aiuto per studiare, io ci sono. Ma non te ne vengo ancora tutti quanti, falsi. No, ma anche a me è successa una cosa simile, a te ovviamente era peggiore il malore, ma io non so se ve l'ho mai detto, ma penso di sì, non so se l'ho detto sul canale, è il collare, io ho fatto gli esami col collare, perché mi era caduta una cosa addosso, quindi avevo un mezzo trauma cranico, quindi avevo il collare, e persone che in 5 anni non mi avevano manco chiesto una volta, appunto, come stai, il giorno della prova, per far vedere davanti ai professori: ma no, ma tutto a posto, ma come ma stai? Ma vieni, tutto questo, vieni, ti aiuto! Sì. Vero? Ah, cagare. Ah, allora, Lavinia chiede: chi è più fashion blogger tra voi? Dov'è? Ileana. come si sa vestire, Ileana? No, infatti, è troppo bella. Poi arriva Mirko. Sì, Mirko. E Sara. Anche Andrea. Anche Andrea, sì. Siamo solo noi che sappiamo vestirci, sostanzialmente. Infatti. E noi non sappiamo vestirci. Vabbè. Infatti, chi magari mi incontra a volte per strada, giustamente, cioè, se lo fa qualche domanda, dice: oh mio Dio, che orrore. Katia chiede: Shanti, ma è la storia che ci leggesti in live? Sì. Sì. Allora ho capito. Si sa già se il terzo degli Attraverso Specchi esce nel 2019. No, cioè ragazzi, è appena uscito il secondo. Infatti. Oggi, allora. No, ieri. A Torino ci sarete? Io penso proprio di no. No. Io dipende, perché col fatto che ora sono un po' più impegnata, devo vedere se riesco ad andare, perché di solito mi facevo una settimana a Torino. Però col fatto che ora potrei andare solo nel weekend, calcolando che comunque è da prendere l'aereo e tutto il resto, devo vedere, spero di sì, e quindi farmi almeno sabato e domenica al salone. Speriamo, mi piacerebbe tanto. Torino, non vengo allo YALC, e quindi... Esatto. No, meglio lo YALC. Io vado... Farete dei vlog del Comic Con e dello YALC e video acquisti? Allora, io premetto dicendo che ho ancora il vlog di Londra e il dello YALC da dover editare, però sono scusata perché non riesco a collegare il cellulare al computer, ho tutto sul cellulare io. Vabbè, fai direttamente quello dell'anno prossimo. Infatti, devo farlo al Comic Con sicuramente. Sono delle perle nel mio vlog che non ci sono in quello degli altri, quindi lo devo mettere per forza. Oh. Però l'anno prossimo vi metterò quello dell'anno scorso. No, perfetto. Io il vlog sicuro probabilmente non li faccio, per il semplice motivo che... Prima di tutto non ne sono molto in grado, ma poi mi distraggo, cioè che guardo talmente tanto le altre cose che mi perdo. Sì, comunque quando siamo tutte insieme è sempre un casino, fammi prendere il cellulare, fammi fare un pezzo di vlog, che poi ne fa una, poi lo fanno tutti, perché chi si ricorda poi dall'idea a tutti e il vlog viene uguale a tutti. Ma solo questo... Manco questo deve dire. Chantal, ti vediamo adesso. A casa? Sì, ci sei. Vabbè, non mi devo... Sei bloccata così.
È stato bellissimo. Vabbè, raga, non mi emoziono più, basta. Andiamo, sarò tipo così. Brava. Comunque, ma esiste Kingdom Hearts per Switch? No. Raga, ieri quando ho giocato? Domenica alla Nintendo Switch con i miei cugini e Fabio e mia sorella. Vado, quanto ci siamo divertiti. È bella. Bellissima, perché mia sorella si è presa Mario, i giochini di Mario. Sembravamo quattro rincoglioniti davanti a fare così, a muoverci. Ah, è stato bellissimo. Io voglio giocare a Let's Go. Anch'io. E anche a Zelda. Zelda sì. Comunque volevo dire a Lavinia che probabilmente, cioè potrebbe uscire, Nomura non l'ha escluso, perché ho letto un'intervista, quindi lo volevano far uscire per la Switch, ma per ora non si sa niente. Ah, raga, Davide ci informa, Avengers Endgame. No, lo sappiamo, Davide. Cioè, non ha detto più niente. La morte. Allora, raga, i pianti veri ci saranno con Avengers Endgame, lo sappiamo tutti. Grazie, Antonella, per ricordarcelo. Ma allora, in realtà, se si salva Tony, a me va bene. Ma vaffanculo. Con tutto l'amore che ho per Tony, che rimane il mio Avenger preferito. Raga, allora, io se schiatta Cap sono contenta perché non lo sopporto. Ma vogliamo pensare un attimo a Bucky, per piacere? Sì, perché non mi dispiace? Ma lui mi sta sul cazzo! Bucky non può morire. Ma Bucky cioè lei dice così perché Bucky soffre. Esatto. Okay. Ma non solo Bucky, soffrirà anche Tony. Lo so, però... Non si sono ancora parlati. Va bene. E sta morendo pure Tony. No, oggi è uscito un mezzo spoiler. Cosa? Oggi è uscito un mezzo spoiler su chi salverà Tony dallo spazio, e mi piace come cosa, però ovviamente vabbè, devo sapere, inviami un messaggio, ora lo scrivo sul vostro gruppo. Brava. Però perché devo sapere, ho letto che sarà lui. Ah, raga, a proposito, che l'ho visto stanotte, ma la fine di Ant-Man sì. Non l'ho visto. No, allora, c'è quella clip dopo la scena post credit, e ero lì, merda. Vabbè, appunto, hai visto che nel trailer lui c'è. Ma perché? Chi? Sarà tirato fuori da solo. Secondo me è fantasma. Devo vedermelo Ant-Man and the Wasp? Sì. Devi vederlo. Sì, secondo me è importante il fantastico. Lo devo vedere, quindi. Vabbè. Senti, sì, ma perché semplicemente staranno poi tutti in Endgame. Mm-hmm. Però quasi sono molte meno formiche. Ah, ok. No, perché... A volte ci sono delle formiche giganti, però... No, vabbè, ma molto meno rispetto al primo. Sì, no, sì. Nel primo, raga, nel primo era una cosa assurda. Cioè, stavo così tutto il tempo. E poi no, qui è molto, molto meglio, perché ci sono poche formiche. Gabri, ma devi vedere la fine. Eravamo io a letto. Prima l'hai scritto! Sì! Oh, che carino! Oh, mio Dio! Lo amo questa cosa, e ha senso. Eh sì, perché è l'unico. Eh sì. Ma c'è pure quell'altra. Ma lei se n'è andata. Come se n'è andata? Ma non ho capito. Boh. Non ho capito. Vabbè, insomma, ero a letto con Gaetano accanto, c'è quella scena lì, e io, oh merda, lui, che è successo? Come che è successo? Ma sul serio? Vabbè, ma Gaetano non capisce quello che proviamo noi quando vediamo i film. No, ma non aveva proprio capito. Ah, ok. Perché non ci sono gli altri? No, io al cinema me l'aspettavo questa cosa. Io no. Tra l'altro, non so se avete visto dal trailer di Endgame che anche Shuri è stata... Oddio, chi è Shuri? La sorella di Black Panther. Sì? Sì, perché esce fra le immagini di chi è stato... Non ci ho fatto caso. Sì, c'è anche... Io me lo sono visto fotogramma per fotogramma, quindi... Sì. Vabbè. Vabbè, Sara sta sclerando. Dunque, volevo un attimo riprendere. Quando è lo Yalk? A fine luglio, mi sembra. Sì. La Switch è molto bella. Non nominate KH, mi viene da piangere. Aspetta. Anche io faccio il classico, ha ragione Gabriella. Studio ti bociano, EPS vi adoro. Shanti somiglia un sacco a Sabrina, serie Netflix. Dai. Avete mai visto The 100? Sì, l'ho visto. Io no. Fino alla terza stagione, mi sembra.
Io il bullismo l'ho subito pesantemente alle medie e spesso se li incontro cambio strada, che poi hanno pure provato a invitarmi a fare una pizza, vi pare? Oh, lo fanno pure a me, ora mi hanno invitato le rimpatriate, ma stiamo scherzando. Ciao. Io non vedo l'ora che finisca il liceo, bravo. Io devo andare a studiare, ciao Gizio, che la sessione non si superano, ciao. Ragazzi, devo andare, un bacino, Lorenzo ci dice, ciao Lorenzo. Ciao Lorenzo. Poi okay, domani la verifica di storia, in bocca al lupo. Cioè... Dai. In bocca al lupo, Lavinia. Quando allo IALC, ho detto, si switch molto bella. Non i video acquisti lo fate tutte, sicuramente. Quello sì. Non posso leggere Lavinia perché spoiler. Se su Avengers Endgame mi si salva Capitan America e mi schiatta Tony, impossibile, raga. Raga, Tony non muore. Tony non muore. Lo vedete che io scelgo sempre bene i personaggi? Al contrario mio, mi che muoio 5 minuti del primo film. Dice, mio cugino mi ha spoilerato una morte di Avengers Endgame. Una? Ma probabilmente perché su internet sono già usciti tutti i contratti che hanno firmato e bla bla bla. Ma allora lo so anch'io chi muore, che c'entra, dai contratti si sa tutto, ma non è quello il problema. Allora, i contratti li hanno finiti Chris Hemsworth e Chris Evans, per dire, ma ciò non toglie che Thor alla fine possa, in qualche modo, visto che metà del popolo di Asgard è ancora vivo, rifondare Asgard, ciao, arrivederci. Non fanno più film, però... Non ha più film, però è vivo. Non dovete vedere i contratti, perché pure Tom Hiddleston c'ha ancora i contratti, ma saranno per la serie TV, però Loki non tornerà mai in vita, perché figurati se mi danno una gioia. Quindi, Tony, Iron Man, sì, ciao, Robert Downey Jr. ha i contratti, per Spider-Man. Ma sarà per qualche apparizione, secondo me, in Spider-Man più che altro. Gli altri, secondo me, appunto, l'unico che potrebbe effettivamente morire è Chris Evans, semplicemente perché poi lo scudo di Cap va o a Bucky o a Falcon. Sì. Ma scusa una domanda, lo scudo di Cap non ce l'ha Tony in questo momento? No scusa, in Infinity War lui c'ha un scudo. No, ma non c'è. Perché gli diede in Civil War. Ma non so che fine gli abbia fatto fare, però tanto capirai, ormai glielo possono rifare in un niente. Eh sì, perché c'è l'originale. Però con quello che era successo in Civil War, che Tony gli ha detto tu non sei degno, bla bla bla, sì, l'ha lasciato. Sì. Che poi non ci aveva manco tutti i torti, però sì, per questo mi sta sul cazzo. Vabbè, ma io in parte lo capisco, cioè tu sei diviso fra quello che era il tuo migliore amico di sempre e quello che è un po' il tuo nuovo migliore amico alla fine, più o meno. Sì, però appunto per questo, perché è il tuo migliore amico, amico, insomma, così, diglielo, parlaci, fallo ragionare prima che... Lo so, là ha sbagliato, ma anche Tony ha sbagliato dall'altra parte. Ma Civil War? Sì. Ah, vabbè, tanto io sono dalla parte di Tony. Ma tutti siamo dalla parte di Tony qui, però io capisco anche... Sì, però comunque esatto, hanno comunque sbagliato. Sì, io lo capisco. Hanno sbagliato entrambi. Sì, sì, sì. Perché Tony non ha ragionato nel momento in cui ha firmato gli accordi. Ah, quello no. E quindi no. Hai fatto tu anche mezzo casino. Ma perché Tony comunque lo dice, vuole andare in pensione, da mo' vuole andare in pensione. Ho capito, ma se sei Iron Man, figlio mio, non ci puoi andare in pensione. Che poi tra l'altro vivere una vita normale e... In Infinity War io me l'aspettavo che ci schiattasse Tony, perché dice adò quella scena, metto via la tuta, voglio essere soltanto Tony Stark, voglio stare con te fino alla fine dei tempi, vuol dire domani muoio. Ma non ci crede neanche lui, non ci crede neanche Pepper. Però ogni volta che dicono così vuol dire che domani muore il personaggio. No, ma Tony non muore. Ripeto, l'unico che probabilmente potrebbe morire è Cap. Dopodiché gli altri quasi sicuramente torneranno in vita, perché chi ha gli altri film, vedi, Spider-Man, Doctor Strange, i Guardiani, torneranno in vita. Al massimo appunto Cap, ma così come potrebbero ammazzare anche Bucky, perché magari lo scudo va invece a
Falcon, e anche i contratti di Sebastian Stan riguardano la serie TV, perché si vocifera anche la serie TV su Bucky, quindi è tutto da vedere con Endgame, dove tra l'altro ci sarà anche l'ultimo cameo di Stan Lee. E qua chiudo, andiamo avanti. Dicono, personaggio preferito di Friends? Chandler, sì, tutta la vita. Non io lo amo. E la coppia preferita? Chandler con Monica. Chandler, i Mondler, io li amo. Li amo. Perfetti. Avete mai visto Jane the Virgin? Io sì. Sì! No. Che trash, Gabri, che ti sei persa. Bellissimo. Che trash che ti sei persa. Ah, per quello non l'ho visto. Io i pianti veri li farò con Got. Ma no, con quest'anno esce di tutto, raga. Cioè, quest'anno non ce la facciamo a sopravvivere. No, ma finisce proprio pure tutto. Sì, è vero, finisce tutto. Vado Got. Guardatemi, nel momento in cui io lo so, finirà Got la serie, io rileggerò tutti i libri e leggerò anche gli altri che non ho ancora letto. No, e poi piangerò. Secondo me anche io mi metterò a leggere i libri di Got. Sì, perché mi mancherà troppo. E poi perché sono diversi, e quindi io voglio capire cosa c'è. Sì, ma già dal punto in cui ero arrivata io era diverso. Non sapremo mai come andrà a finire, lo sapete, vero? Beh, quello prima di schiattare scrivesse il libro. Magari non muore. No, comunque sono contenta, però a parte, vabbè, voglio capire effettivamente come finisce Got, sono troppo curiosa, cioè sono 7000 anni che seguiamo questa serie TV con ansia e tutto, quindi figurati, io li vedrò la notte, già lo so. Però sono contenta di sapere come finisce, sono contenta che faranno il prequel e sono ancora più contenta perché ci saranno Toby Regbo e Jamie Campbell-Bauer. Ma io sono curiosa, cioè su che cosa lo fanno, non ho capito. Ma io spero siano una coppia, insomma, basta quello. Va bene. Sono Targaryen. Quindi sono Targaryen loro, effettivamente. Ma no, speriamo che li facciano mettere insieme. Tanto con i colori ci siamo. Con i colori dei Targaryen ci siamo con loro, quindi sì. Però vedremo. Solo che facciano qualcosa di decente, sinceramente, viste le ultime stagioni. No, ma secondo me questa sarà bella, anche perché oggi ho letto che ogni puntata, e sono solo 6, però ogni puntata sarà di 1 ora e mezza. Ah. Sì, no, spero, capito, che non la trasformi in un qualcosa di banale o no, non lo so. Secondo me già quella piccola clip che abbiamo visto, Winterfell is yours, se... Madonna, io dicevo il prequel. Ah, il prequel, boh. Dovrebbe essere su Fuoco e Sangue. Quindi Targaryen. Fuoco e Sangue. Eh? Quindi dovrò leggere anche Fuoco e Sangue prima o poi. No, raga, io l'ho sfogliato in libreria, è un trattato di storia. Madonna. Ah, okay. Cioè, è proprio peggio di dei libri. No, no. Vi piace la Sentinel? No, aspettate ragazze, no, nel senso che mi ha detto anche come morirà quel personaggio di Endgame. Io non lo voglio sapere. Sì, ma come può saperlo? I fumetti. Lavora alla Marvel. I fumetti? No, no, non c'entra nessun fumetto. E non è comunque, cioè, il fumetto c'è. No, ma non lasciate perdere i fumetti. L'universo MCU è diverso dai fumetti. Allora. Prende ispirazione, ma non è uguale. No, quindi, questa persona mente. Mi hanno chiesto se mi è piaciuto The 100, sì, tranne la terza stagione. Io veramente non l'ho sopportata, perché c'è tutta questa cosa della città fantasma. Mi sembra che... molto pesante, non mi è piaciuta. Io dovrei fare una versione di Greco, ma è meglio guardare voi. Ah, scusami un attimo, perché è andato subito giù e mi è uscita Life Giulia che mi dice che quest'anno esce Star Wars! Pure! Sì. E finisce anche quello. Sì. Capisci? Ah, finisce? Quindi sì. Avrò sicuramente la morte di Kylo Ren, sicuro! Li odio. Ma probabilmente morirà anche lei. No, morirà lui e basta. Che bello. Perché mi odiano tutti. Ti piace il Centineo? No. Beh. Nel senso, fatto, però come attore ho visto troppo poco in realtà. Sì, questo sì, però è un bel ragazzo, sì sì. Sì, no, su questo non ci piove. Andiamo avanti. Molti dicono di sapere
le morti perché hanno letto i fumetti, ma non credo... Cioè, è impossibile che li stiano seguendo, perché ormai si sono discostati già tanto. E comunque, veramente, o lavori con la Marvel, o con la Sony, o quello che è, oppure non puoi sapere niente. Aspetta, comunque sia nel trailer si vede che la clip dove sta Ant-Man è una vecchia registrazione del 1981-83. Sì, ma anche su quello ci sono delle teorie diverse. Ma scusa, no, come fa a essere del 81-83? Tipo, boh, si dice che sia andato indietro? Sì, è tutto un casino, cioè, tutto una marea di teorie. Forse per quella cosa lì, per come finisce? Non lo so, perché in realtà ci sono talmente tante teorie, infatti hanno detto che comunque il trailer, tutti i trailer che vedremo ci mostreranno al massimo i primi 20 minuti del film, non scene dopo. Vabbè, perché comunque col fatto che probabilmente ci saranno universi alternativi con le foto uscite dal set in cui c'erano le scene di Avengers 1, ma c'erano Ant-Man che non c'era, c'era Tony con i capelli biondi, c'era Loki non ammanettato. Boh. Ah, vabbè, non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Degli archivi a Berlino. Allora, ciao ragazze, cosa sto leggendo? Io sto leggendo Wonder Woman di Liber Duco e Warcross e li sto amando. Che bello Warcross. Io sto leggendo niente. Io ho appeso. No, io sto finendo The Cruel Prince, sono alla fine. C'ho un mal di testa. Io ho fatto full immersion in questi giorni, ho letto prima The Wicked King e poi The Cursed Sea, ma perché non avevo letto niente fino a ora. Quindi ho fatto full immersion e ora penso leggerò La famiglia Aubrey. Allora, tra un po' andrò in Germania per il concerto di Drake. Non so chi sia Drake. Non so chi sia, sono talmente vecchia che non so chi sia Drake. Anch'io. Sì. Allora, avete sentito che si sta progettando una serie TV sul Trono di Ghiaccio col titolo Queen of Shadows? Sì, da un po'. Ma non mi niente su questa... Non la faranno mai. Esatto. No, infatti. Come il film di Akotar. Esatto. Esattamente. Oppure come la serie TV di Shatter Me. Pure quella. Vabbè. Di Dumbo di Bach. Martin è un estraneo. The Lion King. Come vivrò male quest'anno io? Aspetta. Veramente male. Ah? No, sto leggendo The Lion King, io non sono pronta. Ma chi è pronto? No. Dumbo di Tim Burton. Allora Fabio mi ha detto che non viene con me a vedere Dumbo. Mia sorella non vuole venire con me a vedere Dumbo. Vai con chi devo andare? Da sola, a perdere la vita da sola. Sì, ma Dumbo, cioè io piangerò nel momento in cui inizia fino a quando finisce. Io, abbiamo pianto nel trailer. Cioè, capito? Ho bisogno di qualcuno. Fabio ha detto no, mi sento male. Mia sorella pure. Io non lo so, magari potrei trascinarmi Luigi oppure riandare al cinema da sola, vista la grande avventura che ho avuto l'ultima volta. No, io penso che The Lion King me l'andrò a vedere boh 5 volte almeno, perché... No, The Lion King, figurati, c'ho 80.000 persone che lo vogliono vedere, quindi posso andare le mie solite 3 volte, però... Praticamente il cinema di Bari non lascia Gabriella, quindi... Sì, sì. Dovrebbero farle la carta fedeltà. Ma infatti vorrei tanto farla prima o poi. Ecco, vedi. Ma quando è che esce The Lion King? Ad agosto in Italia. Madonna. Vabbè, quindi per forza a settembre. No, io il primo giorno sto là. Ma così come per qualsiasi altro film, cioè, io il 31 spero di stare a vedere Dragon Trainer 3. Quando esce Captain Marvel devo stare là, quando esce Dumbo devo stare là, idem Aladdin, idem Avengers, idem Re Leone, poi basta, credo, che altro esce. Non lo so, io... Esce Toy Story 4. Ah, veramente? Sì. Penso dicembre? Bene. A luglio. Pronta. Perfetto. Sono prontissima. Troppo. Comunque, raga, io credo che vi saluto, nel senso che in realtà sì. Sì, no, andiamo, anche perché infatti, dobbiamo fare cose. E io mi devo riposare almeno 10 minuti prima di iniziare a studiare, che mi è venuto pure io.
Quindi, dunque. Allora, scriviamo alla guru dei libri su Instagram, così sicuramente ci risponde. Vediamo se ci risponde entro 2 o 3 giorni, altrimenti faremo l'altra estrazione, ma speriamo di no. Avendo Instagram, quindi no. E quindi, niente. Grazie per aver visto la live, per aver partecipato alla challenge, per essere meravigliosi sotto ogni punto di vista. E niente, quindi noi vi abbandoniamo. E andiamo tutti a studiare. Sì, io tra un po' però. Io dovrei prima finire... Non ci giustifichiamo, andiamo tutti a studiare, basta. No, io mi... Devo... Che è successo, Gabriella? Che? J. Christoph. Ah, che cosa? Ah? Ha rivelato i 5 libri in cui sarà diviso Dark Dawn e... La cover a breve, ma non era la questa? Prossima settimana? Ah, mi sa quella UK farà. Okay, sì. Ah, vabbè. Sì, ma io avendo il primo anche UK vorrei anche gli altri. Vabbè, comunque, stavamo saltando. Ciao. Ciao. Grazie. Grazie. Ciao.